ragazzi, e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Allora, siamo qui su GTA 5 Online. Me l'avete chiesto molto di riprendere le puntate su GTA e giustamente io ve le rifaccio. Ieri vi ho, se non ricordo male, dovrei avervi fatto vedere Battlefield 4. Spero che vi sia piaciuto come video. Diciamo, la grafica non è granché, ma secondo me è perché la 360 non la sfrutta al meglio. E anche la PlayStation 3, ma sicuramente sono fatte per next gen e PC ultra potente con ultra schede video e minchiate varie. Che dire, ragazzi? Allora, hanno sbloccato l'online più o meno da 3 giorni, ragazzi. Lo stavo provando un pochettino, stavo cercando di andare avanti. Adesso vi darò una visione generale della giocabilità online, ragazzi. Quindi andiamo, ovviamente siamo già pronti per andare online. Clicchiamo A. Ok, e ci collegherà ai server online. Ovviamente ci vorrà un pochettino di tempo, quindi partiamo subito, io vi taglio questo pezzo. Eccoci ragazzi, siamo qui, ecco il mio personaggio, ovviamente con le cuffione come le mie, solo che le mie sono nere, la giacchettina. Questa è la mia macchina, ragazzi. Allora, vi spiego un pochettino il tutto. Ah, come potete vedere nella mappa sono presenti i classici puntini, ragazzi. Aspettate che togliamo la musica, ovviamente. Allora, come potete vedere, ragazzi, ci sono le varie missioni. Allora, questi qua, se non ricordo male, sono dei deathmatch. Ci sono deathmatch con veicoli, ci sono missioni normali, ragazzi, dove dovete andare a rapinare, corse clandestine, rapine sul negozio, cioè veloci, con negozi, eccetera. Braccio di ferro, ovviamente il Los Santos Custom per modificare le macchine. Cioè, se volete cambiare i vestiti. E poi, ragazzi, come potete vedere, questi puntini bianchi che vedete intorno alla mappa, ragazzi, sono tutti giocatori che vengono da tutto il mondo, che ovviamente possiamo ritrovare, possiamo sfidare, cioè possiamo ammazzarli. E comunque sia, questo gioco è divertente perché non c'è un momento, cioè non dovete mai stare fermi, ragazzi, perché rischiate di morire. Altrimenti, cioè, vi inculano gli altri. Potete trovare quasi sempre gli stronzi, ovviamente. Si sente già gente che parla, mi sembra dei coglioni. Porca puttana, ma stai zitto. Non fa neanche zittirli, ragazzi, perché non so come cazzo come si zittiscono i coglioni che urlano. Non so come si zittiscono, vabbè. Facciamo così, ragazzi, guarda, facciamo così. Perché se no altrimenti sentiamo questi qua che si mettono a urlare, veramente fastidiosissimi. Mettiamoci in un gruppo e chiudiamo il gruppo. Allora, ragazzi, ho direzionato questo, vedete il percorso viola, rosastro schifoso. Ho direzionato la freccia verso un negozio da rapinare. Vi faccio vedere un pochettino come funziona. Allora, ragazzi, qui funziona in un altro modo per le macchine. Non avete un, cioè, avete anche il garage, però dovete, dai, fuori dal cazzo, testa di cazzo, così impari a rompere i coglioni. Ah, ragazzi, qui funziona in un altro modo. Siccome non tutti si possono comprare come me, ovviamente. Non tutti si possono comprare. Buah, eccone uno, ragazzi, ce n'è uno stronzo. Ragazzi, mi stavo scordando, siccome non ho chiuso il discorso, e che per poter salvare la macchina, comunque sia averla sempre, non avere nessun tipo di problema per cercarne una, rubarle, ogni volta farvi mettere le stelle, vi consiglio di andare allo Santos Custom e assicurarla, mettere l'assicurazione e c'è una specie di rilevatore di, se nel caso dovessero rubarvela, come se fosse un GPS quando ve la rubano. E niente, ragazzi, ve lo volevo dire. È lì. E vaffanculo, stronzo. L'ho ucciso, ragazzi. Allora, poi ovviamente questi stronzi vi lasciano munizioni, soldi, che puttanate varie. Adesso io ho parcheggiato direttamente davanti al negozio, raga. Quindi andiamo direttamente dentro il negozio, sperando di non aumentare troppo, tipo 3 stelle. Oh, vedi, dammi i soldi! Merda schifosa! Veloce, dammi i soldi, ti spacco tutto! Che poi devi andare a comprare, dammi i soldi, grande!
Wow, wow. Scappa, 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 scappa. Ok. Mi hanno ucciso, porca puttana. Palle. Questo perché ovviamente è scalata prima la stellina da quando ha ammazzato il tipo. Allora, ragazzi, cosa succede qui? Ovviamente ogni volta... No! Devo andare a recuperare il mio veicolo. Che palle. Ah, ragazzi, come potete vedere, c'è un tipo lì. Lo vedete, il tipo bianco? No, 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 non puntare. Ecco il tipo, sta scappando, ragazzi. E l'ho appena ucciso, porca puttana! Scappa, 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 scappa! Dai, salta! Grande! Dai, 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 dai! No, 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 no! No, non uccidetemi, per piacere! Non ho fatto niente, vi ho solo aiutato a uccidere uno stronzo che voleva ammazzarvi! Dai, dai, dai! Corri, corri, corri! Grande! Dai, sì! No! Mi sto uccidendo, mi sto uccidendo! Accendi questa macchinina! Grande! Ragazzi, dobbiamo scappare, se no mi uccidono. Perché come potete vedere, il tipo è lì davanti a me. Io lo lascio in pace perché ovviamente l'ho già ucciso due volte. E quindi, ragazzi, sono molte attività da fare su GTA Online. Io ovviamente, un mio consiglio è di giocare insieme ai vostri amici. Perché con i vostri amici vi divertite di più, fidatevi. Ma molto di più. È più divertente perché vi organizzate in bande. O come ho fatto io, ragazzi. Io ho creato una crew che si chiama The Curre Crew. Tutto staccato, ovviamente. The Curre Crew. Se volete, vi lascio il link in descrizione per potervi unire alla mia crew. Se vi fa piacere, ovviamente. Non è che vi obbligo. Ovviamente, sempre se vi fa piacere. Ragazzi, questa. Cioè, giocare insieme su GTA Online è una figata. Perché? Perché vi organizzate contro altre bande e ammazzate queste bande per. Non lo so, per farle. Prendere i loro soldi, magari vi mettete a fare missioni insieme, magari vi mettete a fare delle gare insieme, non lo so, è a vostra scelta. Adesso, ragazzi, c'è la polizia che mi sta seguendo prima di tutto. Devo farvi vedere una cosa, devo farvi vedere. Allora, ragazzi, voi vedete in questa, allora, vedete che in questa mappa c'è un puntino bianco, però blu. Questo puntino blu, vedete, ragazzi? Questo è Matt84C, fate finta. Vabbè, voi ovviamente non lo sapete chi è Matteo84C. Vabbè, è mio fratello in realtà. È un mio amico. Però, per avvisarvi, ragazzi, i vostri amici li vedete con il classico puntino bianco e un cerchio ulteriore blu. O anche potete essere, ad esempio, invece che essere un vostro amico e un vostro membro della crew, lo trovate con sempre il puntino bianco e il cerchietto rosso. Quindi io una volta ero con Giordino, con un altro mio collega. Ovviamente mio fratello mi invita a una missione. Andiamo a fare... Guarda, vi faccio vedere anche la missione, ragazzi. Io accetto la sua missione. Come sapete... Ok. Ovviamente inizia, porca puttana. Non mi fa neanche selezionare le giubbotte di proiettili e colpi. Ragazzi, potete fare un casino di missioni qui online. Ci sono, oltre alle missioni classiche, ci sono le missioni che poi successivamente vi porteranno a incontrare Trevor, Michael e Franklin. Ovviamente ecco mio fratello che è già dentro la sua macchinina. Ah, se l'è anche cambiata, bastardo, bella macchina. Dobbiamo andare a fare un... Non lo so adesso, il tuo veicolo personale è stato sequestrato, vabbè. Dai! Adesso dobbiamo fare questa missione. Ovviamente quello è il suo... Vabbè, niente ragazzi, lasciamo perdere. Io mi ricordavo che fosse quel jeepone, la sua macchina. Infatti mi sa che era la sua macchina. C'è la mia macchina lì, devo andare a recuperarla dopo. Comunque sia, ragazzi, vedete, ad esempio io sono con mio fratello, adesso non sto parlando con lui perché non siamo in gruppo insieme. Però vabbè, queste sono le missioni da fare, tipo organizzarvi per rubare della cocaina, della metanfetamina, queste cazzo di droghe. Sembra una specie di Payday, più o meno, perché però questo è un Payday in terza persona. Allora, dobbiamo recuperare quella macchina davanti. No, davanti, porca puttana, vai, grande, oh, l'hai capito. Ok, deve recuperare quella macchina gialla. L'ha capito ora, bravissimo. Bloccala, vai davanti. Non toccarla.
Cazzo, 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 mi stanno sparando! Allora, dobbiamo scappare. Ora abbiamo preso, ad esempio, anche questo, ragazzi. Questa è un'altra delle missioni. Rubare le macchine. Ovviamente mio fratello mi sta dietro, mi deve proteggere, ma non mi protegge. Io allargo soltanto, ragazzi, sto solo allargando perché altrimenti mi sparano questi coglioni. Ovviamente sono entrato in una specie di zona dove c'è un clan o una crew diversa, che è ovviamente è del gioco. Niente, ragazzi. Adesso, questa è la missione, ad esempio. Dobbiamo portarla in concessionaria questa macchina. Ovviamente mi verrà addosso, no? Ce l'ho fatta. E ci siamo allontanati abbastanza. Ok, perfetto. Dobbiamo portare la macchina quindi in concessionaria e la missione, e questa la missione terminerà. Quando terminerà la missione ci daranno dei soldi che dovremo investire magari successivamente in una casa o in dei garage, che possono essere molto utili, ragazzi. Ammunition vi sblocca le armi piano piano quando salite di livello, più che altro. È una specie di Battlefield nel salire di livello, ci vuole tantissimo tempo. E soprattutto le armi le vedete dopo tantissimo. Questa è la cosa più brutta forse dell'online. Dovrebbe essere molto più veloce il passaggio da un'arma all'altra, perché altrimenti, cioè, io ad esempio perderei la voglia dopo un po', perché comunque sia, le missioni penso che siano limitate, non penso che siano infinite e varie. Cioè, io posso dire che inizialmente le missioni sembrano tutte varie, ma magari giocandoci uno, due mesi, tre mesi, ragazzi, lo capirete anche voi che le missioni sono monotone, sono sempre le stesse identiche cose, dovete comprare e costa un culo di soldi le macchine, le case, i garage, ragazzi, costa veramente un culo. Io ho pochi soldi, ad esempio, tipo forse 25.000, quindi ragazzi, una casa bellina forse costa 200.000, devo fare un casino di lavori per poter ottenere tutti quei soldi, o devo rapinare un casino di market. Ragazzi, ci vuole un casino di tempo. Ovviamente poi io non discuto il fatto che GTA Online sia veramente figo, perché è un classico, è veramente bellissimo come gioco. Però a lungo andare, ragazzi, diventa un po' monotono. Non voglio sminuirlo, proprio ve l'ho detto, è un bel gioco perché a me piace, solo che successivamente potrebbe stancarvi, giustamente, perché poi usciranno titoli come Battlefield 4, Assassin's Creed 4, Call of Duty Ghost, Watch Dogs, ragazzi. Ci sono un casino di titoli che devono ancora uscire, quindi mi sembra giusto che dopo un po' lo lasciate un po' da parte, magari lo riprendete qualche volta con vostri amici per divertirvi. E niente, ragazzi, io vi ho fatto vedere giusto un pochino di missioni. Come potete vedere c'è tanta roba. Adesso Lester, ragazzi, non so se ve lo ricordate, nella storia principale Lester era la persona che organizzava i colpi, che aveva la possibilità di, quello con gli occhiali, di crearvi una squadra da poter... Bello, rimane bloccato per non prendere la macchina. Cosa stai facendo? Vabbè, non prendere la macchina. Avete la possibilità di fare cioè un sacco di cose in questo gioco. Quindi io, per chi non ha acquistato GTA, ve lo consiglio adesso che finalmente GTA Online funziona. E poi ovviamente, ragazzi, la cosa più divertente sapete qual è? Giustamente, fuori dal cazzo, porca puttana. Ma che cazzo fai, coglione? Vaffanculo, testa di cazzo. Così impari. Coglio! Ma non prendi la moto! Porca puttana! Vabbè, non mi prende la moto, ragazzi, si sta flippando. Però anche questa... Che cosa? Dai, ma no... Ah, questa cosa degli spawn, ragazzi. Gli spawn alla Call of Duty, vi rinasce a fianco. Vabbè. E poi ovviamente potete attivare... Ci sono varie modalità, dovete prepararvi il vostro personaggio, dovete farvi, non lo so, il... Cavieri. Dove scappi, pezzo di merda, eh? Adesso, ragazzi, lo uccidiamo questa testa di cazzo e poi magari... Coglione! Testa di minchia, vaffanculo! Grande! Adesso, ragazzi, abbiamo finito questa missione, giustamente. Adesso nascondiamoci, ragazzi. Adesso, ovviamente, scusate,
sapete come vi spiego un modo per salvare quando non avete la casa per poter salvare. Allora, cliccate start. Andate su online, andate su, ovviamente cliccate A, andate su, esci da, da GTA Online A. Ok, perfetto ragazzi, così uscite, salvate nel cloud di GTA e non avete nessun problema, vi ritroverete con quei soldi, con quelle vite, non lo so. E poi l'altra cosa ragazzi, dovete sempre versare, ricordatevi sempre di versare i soldi nel bancomat, dovete entrare nelle finanze attraverso internet dal vostro cellulare e depositate tutti i soldi ragazzi, così non avete mai soldi a portata di mano e non ve li rubano. E quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente, clicchiamo start, blocchiamo anche qui. Start, dai. Bello. Ah, ok. Dai, zio. Non vedo l'ora di incontrarli, questi qua, cazzo, i personaggi principali. Chiamo A. E ovviamente, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. L'online è veramente bellino. Ve l'ho detto, GTA è un bel gioco, però lungo andare, secondo me, logora veramente, prende un po' le palle. Io non sono un, io a me piace GTA, ma non sono un fan accanito come molti di voi sicuramente. L'online quindi è molto vario, però ripeto, è vario quando voi siete all'inizio, perché poi vi accorgerete che le missioni sono sempre le stesse. Però sinceramente mi divertono finché, cioè, finché giocate con gli amici, ragazzi, sono divertenti le missioni alla fine. E che dire, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il video. E un'altra cosa, commentate giù magari se volete vedere altri episodi di GTA 5, magari se volete fare un raduno di crew, se volete giocare insieme nella mia crew. Giustamente vi lascio anche il link del social club per poter entrare nella crew. Nella mia crew per poter giocare insieme, per ritrovarci magari a sfidare altre persone, altre, non lo so, gang americane, italiane, di qualsiasi nazionalità. E che dire, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao, raga!